Per quanto riguarda gli scommettitori, il pareggio dovrebbe essere il risultato più ovvio. Qualche chance in più di vittoria ce l'ha la Regina, mentre l'affermazione del Crotone, quotata più o meno a 3, rispetto a diverse altre vittorie esterne della giornata, è quella meno corrisposta. Praticamente anche per le varie agenzie di scommessa è una partita equilibrata, aperta a qualsiasi risultato. Sarà, continuiamo a ripeterlo, una gara durissima. I 3 punti a questo punto del torneo servono ad entrambe le formazioni con la stessa importanza, anche se attualmente per obiettivi diversi. E la vittoria potrebbe essere assorbita bene anche psicologicamente. Infatti lo stato d'animo per come si vivono certe partite è fondamentale e può incidere anche in prospettiva. Allora, mister, in quella famosa intervista a conferenza stampa che ha preceduto la gara con il Varese, lei non è stato tenero con la stampa. In questa settimana invece ha elogiato il lavoro della stampa per come sta preparando la partita di domani con il Crotone. Ma allora, se uno è serio, e io penso di esserlo, magari tanto un po' così, calabrese, misto, non riesco a coniugare bene, a avere un buon idioma. Allora, io se fossi un cattivo calabrese, direi no, non mi ha aiutato nessuno. Io ho detto prima che la stampa è tutto quello che può essere il movimento, che può incentivare oppure distruggere, perché questo dobbiamo dire, no? Incentivare o distruggere. Io lo sento finalmente vicino alla mia Regina. Con la vittoria ottenuta la settimana scorsa, il Crotone ha ottenuto la matematica salvezza. Lei crede che verrà qui una squadra demotivata? Io non ho mai pensato che ho ottenuto una salvezza, una squadra, ma la più ciuccia che possa esserci, cioè la più brava che possa esserci, non ha pensato subito devo vincere il campionato. Ciò vuol dire che mi aspetto un Crotone che vorrà fare bella figura, ripeto, ben guidato, no? E che sicuramente verrà a fare un derby con una squadra come la Regina, cercando di onorare il calcio. La Regina come arriverà? Conscia di dover recuperare, probabilmente la motivazione in più è quella che siamo sull'orlo del baratro, però è preparata per affrontare un signor Crotone. Un pomeriggio particolare per lei, nata a Cosenza, Regitano dentro, affronti il Crotone. Non l'ho pure allenato il Crotone, c'è gente che mi apprezza, ha fatto anche bene, però devo dire che questa mia calabresità è espressa in tutto quello che tu hai detto e io ne sono orgoglioso assolutamente. Calupo. Ciao, grazie. Massimo, verranno di più le motivazioni dei reggini o la voglia dei crotonesi di continuare la scalata per puntare a quello che tutti definiamo un sogno? Ma è un derby dove non ci sono alcuni, almeno inizialmente, alcuni vantaggi rispetto all'altra squadra. È normale che noi ci teniamo a fare una bellissima figura, ma soprattutto a portare punti, perché ci siamo stancati di fare belle figure fuori casa senza portare niente. E quindi saremmo degli stupidi se guarderemmo la classifica. Ci dobbiamo mettere al loro stesso livello, sapendo che per noi è come una finale. Massimo, vorrei il tuo parere, la tua opinione, senza nessuna polemica, perché girando per le vie della nostra città se ne sentono tantissimi. Nel dire questa è una partita fatta, il Crotone deve lasciare i 3 punti alla Regina, insomma, smettiamolo, dico io, dai. Guarda, io sinceramente mi sono stancato, a parte che ringraziando il Signore non le sento, però basta con queste cattiverie, fra virgolette. Crotone ci tiene a vincere la partita, ci sta. Se saranno superiori a noi gli daremo la mano e nessuno. È sempre il campo che comanda, il calcio che comanda. Ma basta con queste dicerie, perché sono da bassi fondi di argomenti stupidi. La mia squadra sarà un motivo in più per smentire anche questa gente che purtroppo sono nostri concittadini. Pensare che il Crotone debba andare lì per regalare i 3 punti, insomma, non fa piacere e onore a nessuno, soprattutto. Ma noi per, non so, 15 anni, 20 anni siamo stati, no, quelli visti dalla popolazione regina come gente, ma a livello di classifica parlo. Ci hanno sempre surclassato, hanno sempre vinto loro, ci hanno sempre guardati dall'alto verso il basso. Sono 2 anni che abbiamo questa fortuna e vogliamo continuare ad aver voglia di stupire.